Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Settima giornata di campionato, Soccer Cup, Real Pacino contro Tanta Casual. Arbitro dell'incontro Giuseppe, in divisa Adidas della Champions League. Grande big match, attesissimo. Real Pacino cerca di dimostrare a tutta la regular season che non solo una squadra da sottovalutare contro i 80 Casual, che ormai li conosciamo benissimo, sono fortissimi. Grande innesto di Andrea Esposito Ciachi, ecco il saluto del Real Pacino che stringono la mano ai giocatori in casa dell'80 Casual. Andiamo a riprendere anche quindi il tocco dei due capitani, Peluso contro il signor Tutino. Testa Lucio. Testa. Che campo? Quale campo? Questo qua, battete voi. Ok, chiudiamo il collegamento, passiamo alla linea della regia per la ripresa di questo bellissimo big match. Ricordiamolo, 80 Casual contro il Real Pacino, squadra storica della S-Cup. E in bocca al lupo a entrambe le compagini, che vinca la più forte. Un saluto da Max Kane Stadium. Inizio di primo tempo tra 80 Casual e Real Pacino, risultato ancora di 0-0 tra queste due compagini. 80 Casual in completino verde scuro, Real Pacino in completino celeste. Ora calcio di punizione per gli 80 Casual sul punto di battuta, il numero 9. L'arbitro che fa rispettare la distanza della barriera, poi si potrà eseguire questo calcio di punizione. Campo un po' insidioso, il sinistro e la rete, splendido gol del numero 9, 80 Casual. Dai, 80 Casual 1-0 sul calcio di punizione, passano in vantaggio. La palla ora all'indietro, provano a reagire i giocatori del Real Pacino. Ancora la girata splendida, la palla per Rosiello, la servita di Scala e poi la rete, splendida la triangolazione e la rete di Moccia, che doveva soltanto spingere dentro. È durato poco il vantaggio, 80 Casual. Subito a reagire la formazione del Real Pacino. 1-1. Il tiro, la palla che termina sul fondo. Battuta la rimessa dal fondo, ora l'altro Moccia. La palla lunga a servire Rosiello. Rosiello di testa per Moccia, ancora Moccia. Ma è calcio di punizione. Braccio largo per Rosiello. La palla di Tutino a servire il proprio attaccante, che va giù. Non è calcio di punizione, la palla termina in fallo laterale. Palla lunga, servire Rosiello. Tutino in qualche modo prova a anticipare proprio Rosiello. Esposito, la palla però arriva sui piedi di Scala, la finta di Scala, ancora cespica un po' col pallone, ancora però di Scala che finisce a perdere la sfera. Ora Giampitti a servire il proprio compagno, il tiro, la parata splendida dell'estremo difensore Real Pacino. Ora Moccia, ancora Moccia prova a servire il proprio compagno, la palla indietro per Di Scala allarga per Rosiello, Rosiello il tiro di poco alto sopra la traversa, tanta potenza. Bella la conclusione di Rosiello, sfortunata. Rimessa al fondo, 80 Casual. Effettuata lunga. Si chiude in qualche modo la retroguardia Real Pacino. Ora Moccia a saltare, Esposito, ancora Moccia sul fondo, il cross al centro, la parata dell'estremo difensore. Ora Tutino può avanzare, palla al piede, ancora Tutino. Ora il numero finisce per subire fallo. Calcio di punizione per gli 80 Casual. Vediamo questa battuta di questo calcio di punizione e poi chiuderemo il collegamento per quanto riguarda questo primo tempo tra 80 Casual e Real Pacino. Giampitti sul punto di battuta di questo calcio di punizione.
l'arbitro fa rispettare la distanza della barriera. Giampitti, la palla al centro, nulla di fatto, Tutino prova a rimetterla lì, ancora arriva Giampitti, il tiro, palo esterno, a dirgli di no, complice anche una deviazione, calcio d'angolo, la palla a servire Tutino che però non può arrivare sulla sfera. Per questo primo tempo è tutto tra Real Pacino e 80 Casual, 1-1, un saluto da Boateng. Secondo tempo tra 80 Casual e Real Pacino, risultato ancora sull'1-1 tra queste due compagini, partita veramente molto bella ed equilibrata. Ora rimessa laterale in posizione offensiva per gli 80 Casual, Giampitti al centro, il passaggio intercettato però il pallone da giocatore Real Pacino. Ancora provano i giocatori Real Pacino in possesso di palla a rendersi offensivi, il tiro ancora di Scala, la finta, pallone arriva ancora in rete, splendido gol Real Pacino, 2-1. Passano in vantaggio i giocatori del Real Pacino. Splendida la rete, ancora però ci prova Giampitti, il tiro, la girata, la rete, subito in vantaggio Giampitti, 2-2. Partita veramente equilibrata, tutto da rifare per Real Pacino. Ora Rosiello sul punto di battuta, il tiro altissimo sopra la traversa, messa al fondo, Michelino in possesso di palla, servire Tutino, la palla lunga, servire Esposito, la sponda, la palla ora ancora preda del Real Pacino, di Scala, si accentra, allarga la palla per il proprio compagno, ancora di Scala, ci prova ora ancora il tiro, la palla di poco al lato, Real Pacino aggressivo però a portarsi nuovamente in vantaggio, rimessa al fondo per l'80 Casual, Esposito per Tutino, Tutino palla lunga dove però non ci sono compagni, prova Giampitti, arriva sul pallone, si chiude bene però la retroguardia Real Pacino, ancora che avanza in possesso di palla con il numero 5 di Scala, sbaglia il passaggio però Rosiello riesce a arrivare lo stesso sul pallone, si allunga troppo la sfera però viene messa al fondo, la palla lunga per Giampitti, Esposito prova a riproporre nuovamente la palla in avanti, ma ancora Real Pacino, Rosiello, il pallone al centro, il tiro e la rete, ancora in rete, la palla che entra in rete, autore del gol Moccia, 3-2 per Real Pacino. E con questo gol possiamo chiudere il collegamento. Un saluto da Boateng. Abbiamo visto ora il palo di Esposito. Risultato di 3-2. Ciao ragazzi.